La sensazione di libertà, la vista mozzafiato dall'alto e l'adrenalina che scorre durante le manovre aeree sono esperienze ineguagliabili. Ogni volo è un'avventura unica che alimenta la passione e la meraviglia. Da anni presso l'Avio Superficie Aero 3 di Manduria si coltiva questa passione. Ad alimentarla con le sue innumerevoli attività, l'Aeroclub Accademia Volo Imperiali, una bellissima realtà per il territorio riscoperta in occasione della recente iniziativa a sfondo benefico 3 giorni uguale un'ora di volo. La pedalata solidale del campione paralimpico Leonardo Melle e del ciclista Pasquale Marinelli per una raccolta fondi in favore del MAF, la più grande compagnia aerea umanitaria. Abbiamo avuto il piacere di ospitare la MAF, che ha portato avanti un'iniziativa interessante, che era quella del 3 giorni in bicicletta e un giorno in aereo. In realtà più che un giorno è proprio un'ora, che ha collegato Manduria a Caserta. Il volo oggi non è stato possibile per condizioni meteorologiche, ma abbiamo comunque illustrato quelle che sono le principali capacità degli aeroplani di coprire grandi spazi in poco tempo. La nostra associazione è ormai sul territorio da diversi anni, arricchisce la cultura del volo facendo nuovi allievi. Noi siamo una scuola di volo certificata, Aeroclub Federato Aeroclub Italia, che praticamente riunisce diverse scuole in Italia. Chi si vuole avvicinare a questo tipo di attività deve frequentare un corso di pilotaggio che ha una parte teorica e una parte pratica, e diciamo il trampolino di lancio per poter poi accedere a carriere professionali come pilota di linea o pilota militare. Noi siamo orgogliosi e ci vantiamo di avere questo tipo di disciplina e di passione specialmente. E lo facciamo da 30 anni quasi praticamente, siamo un'attività dagli anni 80 e niente, quindi speriamo di andare sempre avanti, di portare questa che è una passione che è tramandata da generazioni ormai. E qui sul territorio di Manduria, abbiamo il vanto e il piacere di portare i turisti che nelle diverse stagioni estive e anche non vengono a trovarci per guardare un po' quella che è la nostra costa stupenda che ricopre colori e immagini fantastiche. Le attività di aviaturismo vengono dall'estero, equipaggi anche da altre parti d'Italia, voglio dire, cioè, tutto il nord Italia, isole, e anche dall'estero, quindi francesi, tedeschi, quindi è un punto di approdo anche come scalo tecnico per poter andare in Grecia, Albania, quindi altre realtà. I componenti dell'Aeroclub Accademia Volo Imperiali, sempre pronti a condividere l'emozione di volare, quell'amore che nasce dall'istinto di esplorare e di avventurarsi oltre i confini del conosciuto, un desiderio che alimenta sogni ed ambizioni, spingendoci sempre più vicino al cielo.